Alberto Nobis, oggi alla presentazione di Ducare Sport, la gara più importante in cui investire il futuro. Dalla pallavolo è diventato manager di HL. Raccontiamo come è nato questo percorso post carriera. È nato mentre giocavo, non essendo un grandissimo sportivo con grande potenzialità, da subito ho capito che dovevo costruirmi un futuro e quindi ho proseguito gli studi universitari a Bologna, laurea in economia e commercio, e da lì è partita la gavetta lunga, faticosa, ma molto molto esaltante, che ha contraddistinto la mia carriera negli ultimi 24 anni. E quindi è un percorso nato sui banchi di un'università e proseguito con l'attività inizialmente nell'area amministrazione, finanza e controllo, recentemente con una carica di general manager per un'azienda. Cosa però ha portato con sé come patrimonio dallo sport per poter raggiungere questa posizione? Tantissimo, perché lo sport veramente non è un luogo comune, è una palestra di vita. Innanzitutto la capacità di mantenere fede ai propri impegni con la motivazione e avere la capacità di automotivarsi anche dopo le sconfitte, che siano in campo sportivo o in campo professionale, è il fattore critico di successo più importante per un individuo. E quindi devo dire che i grandi insegnamenti a cui attingo tutte le volte che sono in difficoltà nelle circostanze professionali sono soprattutto quelli sportivi. Un altro aspetto importantissimo è quello di trovare una sintonia con le persone il più velocemente possibile, nella consapevolezza che un obiettivo da raggiungere in poco tempo significa trovare l'opportunità di superare background diversi, culture diverse, anche obiettivi personali diversi per un bene comune. Quindi mi porto dietro tantissimo dell'esperienza sportiva.